Servizi eccellenti, piccole e medie imprese crescono, è il tema della puntata di oggi del nostro T-Quick PIL e il nostro ospite è oggi il dottor Nicola Gianesin. Benvenuto. Buongiorno. Allora, dottor Gianesin, che è fondatore e CEO della Gianesin Canepari & Partners. Dicevamo, servizi eccellenti, piccole e medie imprese crescono. Ma è davvero possibile o è un miraggio? Le piccole e medie imprese oggi hanno possibilità di crescere di questi tempi? Beh, direi di sì, nel senso che ci sono a livello mondiale l'economia comunque sta crescendo. È chiaro che se noi guardiamo solo il mercato nazionale, e leggiamo i giornali, la gran parte delle notizie sono negative. In realtà, appunto, a livello globale l'economia cresce e quindi è senz'altro possibile, non è un miraggio, ci sono realtà anche molto vicine a noi e di dimensioni medio-piccole che lo stanno facendo. Quindi si può crescere, il problema è che si cresce andando su mercati che non sono più quelli tradizionali, con prodotti che non sono appunto più quelli tradizionali che magari vanno bene in Italia e anche con servizi che sono a maggior valore. Quindi si può, ma è diverso e forse un po' più difficile. Bisogna sapere guardare avanti, insomma, a livello di organizzazione, di produzione, di prodotti, ma quali sono poi le altre caratteristiche delle imprese di successo? Beh, sono imprese che pur essendo piccole riescono a avere una prospettiva globale. Sembra un'ovvietà, però è proprio questa che fa, quello che fa la differenza. E globale non vuol più dire globale inteso solo a livello commerciale, vuol dire globale nel senso di capire quali sono le caratteristiche culturali dei vari mercati per poter poi pensare prodotti che vanno bene a un indiano piuttosto che a un cinese. Vuol dire poi anche essere in grado di dialogare con le culture diverse nel momento in cui si insedia un'unità produttiva in un paese straniero o una rete commerciale in un paese straniero. Quindi vuol dire che, e questo è uno dei temi senz'altro più complessi, vuol dire che anche l'imprenditore del nord-est deve comunque costruirsi una propria capacità di vedere il mondo a livello appunto globale, di capire, visto che poi le risorse che ha non sono infinite, quali siano i mercati per lui più interessanti e cercare di arrivarci ottimizzando al meglio le risorse che spesso sono limitate che ha a disposizione. E c'è qualche imprenditore che, in base anche alla vostra esperienza, sta riuscendo a fare tutto questo, che ci sta provando e sta avendo comunque dei risultati positivi? Beh sì, il nostro mestiere è appunto aiutare queste aziende ad avere una prospettiva globale. Stiamo lavorando con diverse realtà che sono su questo percorso. Ce ne sono alcune, mi citavate, che per esempio sono particolarmente eclatante, per esempio la Caminiti Montegrappa, abbiamo detto. Sì, quello è un nostro cliente, un'azienda con cui lavoriamo da tanto tempo e con la quale abbiamo intrapreso un percorso assieme da più di 4 anni e sta crescendo in un mercato complessivamente appunto difficile del 20% all'anno. Ma perché sta crescendo? Ma Perché come ci sta riuscendo? ha cambiato anima. Era un'azienda artigianale che faceva stufe e camini in modo appunto molto artigianale, artistico. E ha fatto un percorso di cambiamento di pelle che, senza abbandonare le caratteristiche a valore, no, delle proprie competenze, ha intrapreso però un piano industriale. Quindi ha ripensato la gamma dei prodotti, ha fatto in modo di ridurre i costi di produzione per far sì che i volumi potessero crescere e ha aperto il mercato internazionale. In questo caso, peraltro, anche senza necessariamente andare molto lontano, perché ha affrontato in modo diverso i mercati dell'Europa del Nord, puntando sul design, sul risparmio energetico, sulle logiche green, e questo ha portato a dei benefici molto forti. E un altro caso esemplare era quello della Sigma, per esempio. Sigma, sì, Sigma è un'altra realtà sempre dell'Alto Vicentino, una storia completamente diversa perché non ha un prodotto finito vero e proprio, ma fornisce altri produttori di beni poi industriali. E loro erano in un momento di decisione drastica, nel senso che stavano valutando addirittura la possibilità di andare a reperire dei prodotti in Cina invece che produrli internamente. Lì invece siamo andati assieme in Cina, abbiamo visto in realtà quali siano i punti deboli dei fornitori cinesi, che hanno da un lato, chiaramente lo si sa bene, il costo della manodopera molto basso, ma la qualità e il livello di servizio che non può competere con la manifattura italiana, e abbiamo lavorato con loro proprio nel rendere eccellente il processo interno. E la decisione poi è stata clamorosa da un certo punto di vista, cioè di rimanere e continuare a produrre in Italia, e questo non ha portato problemi con i propri clienti, perché a fronte di un servizio imbattibile dal punto di vista della qualità e dei tempi,
anche clienti che magari ricercavano dei risparmi sui costi hanno deciso di non andare verso prospettive cinesi. Quindi sono due esempi molto Certo. diversi, ma reali di come si può crescere. E queste imprese sono riuscite a crescere puntando quindi su un rinnovamento, anche comunque su servizi eccellenti, Sì, come sì, sì. dicevamo nel nostro titolo di apertura. Ecco, un imprenditore che voglia fare questo, come riconosce un servizio eccellente e dove può cercarlo? Dove deve cercarlo? È la domanda da conflitto di interesse. No, diciamo questo, comprare servizi è molto più difficile che comprare prodotti perché si compra qualcosa che non si può toccare. È ben diverso per un imprenditore che magari è più abituato a comprare prodotti, macchinari, materia prima, comprare una, di fatto, del tempo e delle idee che provengono da persone che magari sì, che non conosce o che comunque magari ha avuto modo di conoscere tramite altri propri amici imprenditori. Me lo Quindi chiediamo a lei proprio perché in effetti bisogna, le cose bisogna chiederle, no, a chi le sa, insomma. In questo caso, allora le chiediamo, al di là poi della rappresentanza dello studio vostro in generale, insomma, proprio da esperto comunque del settore, come si riconoscono i buoni servizi rispetto magari ai servizi pessimi che comunque non danno gli stessi risultati? Beh, secondo me ci sono alcuni elementi fondamentali che vanno appunto anche al di là di una scelta di servizi come i nostri, ma in generale i servizi. Il primo tema è capire da chi si propone come partner di servizi, con quali aziende sta lavorando e dialogare con imprenditori che stanno già usufruendo di questi servizi. Poi anche secondo me valutare molto l'aspetto umano. Noi stessi cerchiamo con i nostri collaboratori di instillare un approccio che è da un lato molto diciamo, elevato dal punto di vista delle competenze, ma molto attento al dialogo e alla disponibilità all'ascolto in termini umani. Quando si lavora con un imprenditore, con i suoi collaboratori e si ragiona con lui di cambiamenti, si va in qualche modo a mettere in discussione, in ottica costruttiva, ma comunque sempre in discussione, una storia, delle scelte e così via. Quindi l'attenzione deve essere molto forte. Accogliere ad ascoltare, quindi il tema è prima bisogna umilmente ascoltare e solo dopo che ci si è fatto una panoramica completa ha senso poi proporre dei servizi a valore. Quindi io credo che ci sono degli aspetti tecnici che si possono valutare in modo relativamente facile chiedendo ad altri imprenditori come si sono trovati. L'aspetto umano è quello fondamentale, secondo me, quindi chi deve scegliersi un proprio partner deve anche a pelle, tra virgolette, capire che è la persona con cui si può intraprendere un percorso di medio periodo, perché poi questi tipi di progetto raramente, o se si interrompono subito, vuol dire ovviamente che è stato un fallimento. Se invece il livello di servizio è quello giusto, poi sono destinati a durare. Appunto, Caminetti o Sigma lavorano con noi da almeno 6-7 anni, insomma. Quindi può esistere anche un rapporto di fiducia che Sì, cresce nel tempo, che assolutamente. può portare comunque a buoni risultati, come un po' in tutte le sfide imprenditoriali che si portano avanti. E questo soprattutto e ancora di più nelle piccole e medie imprese. Certo, Ecco, come certo. funziona invece la consulenza organizzativa nelle piccole e medie imprese? Allora, diciamo all'inizio che le piccole e medie imprese che vogliono sopravvivere e crescere debbono dotarsi ormai di competenze che una volta, fino a 20 anni fa, erano magari appannaggio delle grandi multinazionali. Quindi lo sforzo che deve essere fatto da entrambi i lati, cioè sia dall'imprenditore che dal consulente, è proprio quello di parlare e applicare metodologie in qualche modo sofisticate, poi in realtà non sempre, ma comunque evolute, in un contesto che non era abituato. No? Quindi c'è un tema proprio, se vogliamo, di traduzione, no? Non letterale, ma proprio di approccio, e penso che uno dei valori aggiunti di società che prestano questi servizi alle PMI sia proprio quello di far tesoro, no? Di queste metodologie sviluppate magari in contesti più strutturati e fare in modo che siano utilizzabili in modo concreto a costi accessibili in realtà piccole. Prima di fondare questa società, io e Alberto Canepari abbiamo lavorato per 7 anni in una società di consulenza giapponese e abbiamo visto dal vivo come funziona, per esempio, il modello produttivo Toyota, no? Che in qualche Come funziona, modo. per esempio, ci dia un accenno allora. Beh, ecco, una delle cose più importanti che si vede andando a visitare in Giappone gli stabilimenti produttivi, di realtà che dall'esterno sembrano super strutturate, è il grande lavoro sulla semplicità. E questo è un valore importantissimo. Cioè, gli stabilimenti, anche di aziende molto grandi giapponesi, sono stabilimenti orientati a fare in modo che le persone, gli operai, lavorino nel modo migliore e siano più responsabilizzati possibile per far sì che poi la qualità sia molto elevata. Quindi
Quindi non ci sono gerarchie molto elevate, non ci sono organizzazioni burocratiche, il sistema peraltro poi si chiama snello proprio È per proprio questo, lean. no? Come si dice, come va abbastanza di moda in Esatto. questo periodo. Ecco, quindi facendo tesoro di queste esperienze, il valore aggiunto di realtà consulenziali che poi lavorano con le piccole imprese sta anche, oltre a padroneggiare appunto la metodologia, nella capacità di tradurle in contesti che sono molto diversi, per dimensioni, per cultura, per contesto anche territoriale e così via. Si può dire che per una volta siamo noi che abbiamo copiato dai giapponesi invece che il contrario, Ma magari. sì, direi In perlomeno questo lo spunto caso, lo iniziale, spunto, poi ci sono un'ispirazione, state. diciamo Esatto. così, insomma, poi rielaborata in salsa italiana, Però non c'è insomma. dubbio che l'input in questo caso sia decisamente giapponese. E peraltro il Giappone ancora, anche se magari a livello di economia complessiva non sta facendo grandi performance come paesi emergenti, però a livello di manifattura è senz'altro ancora fonte della migliore eccellenza che ci sia a livello mondiale, Certo, assolutamente. e in ambito di consulenza ci sono poi anche diversi approcci possibili, c'era l'approccio Lean, il modello Green, ecco, ci fa una panoramica proprio brevissima di quali sono i modelli che sono possibili. Ma diciamo che i modelli e in qualche modo anche i pilastri, che secondo noi sono quelli fondamentali anche per erogare i servizi di consulenza, sono appunto da un lato un tema dell'eccellenza organizzativa, no? Quindi la logica Lean porta a far sì che le aziende producano riducendo al minimo gli sprechi e di conseguenza riducendo al minimo i costi e quindi diventando ancora più competitive. La logica Green è importante perché purtroppo spesso l'attenzione all'ambiente in Italia è stata trasformata in burocrazia e obblighi legislativi che fanno sì poi che gli imprenditori vivano queste cose come un sovraccosto. In realtà quello che cerchiamo di spiegare è che se invece uno è anche attento all'ambiente, perché cerca di ridurre per esempio le emissioni, cerca di ridurre gli scarti, cerca di ridurre i trasporti inutili, si accorgerà che oltre a far bene all'ambiente, perché ci sono meno emissioni di CO2, risparmierà anche. Perché è ovvio che se io muovo di meno i miei camion, risparmio in termini di costi di trasporto e l'ambiente Ne ne ha guadagna, beneficio, certo. no? Quindi la logica green va vista in quest'ottica, nell'ottica quindi di costituire un ulteriore stimolo all'imprenditore, perché trova poi vantaggio sia dal punto di vista della riduzione dei costi, perché dicevamo fa meno sprechi, ma ovviamente c'è tutta una fetta di mercato, di clienti potenziali che cominciano, anzi cominciano, hanno già cominciato da tanto tempo a essere sensibili a queste tematiche ambientali, per cui anche la scelta di dire io prendo una stufa che magari costa 100 euro in meno ma consuma di più rispetto a una stufa che magari costa quei 100 euro in più però consuma leggermente di meno, io ho sia un tema di risparmio sui consumi ma anche ho un valore aggiunto in termini di riduzione dell'impatto Certo, c'è una ambientale. grande attenzione anche su questi temi, insomma, quindi Sì. penso che le persone acquistino anche volentieri i prodotti che magari inquinano meno, Esatto, insomma. perlomeno una fascia ovviamente dipende anche dai clienti potenziali. Sempre nell'esempio di Caminetti, di sicuro del mercato dell'Europa del Nord, dalla Germania alla penisola scandinava, l'attenzione a questi temi è È ancora assolutamente più elevata, consolidata. certo, sì. Poi c'è anche un approccio invece di scambio culturale che comunque fa riferimento a quello che diceva prima, no? A questa attenzione che dobbiamo avere anche ad altre culture, quindi ad altri sistemi. Sì. E peraltro la cosa che noi lavoriamo adesso al di là dei due esempi che le ho fatto in un'altra azienda di vicino a Pieve di Soligo che fa reti e materassi per il letto. E con l'imprenditore si discuteva del fatto che lui in fabbrica ha almeno 10 nazionalità diverse. Cosa che lì è incredibile rispetto a una storia dove probabilmente fino a 10 anni fa in un'azienda di Pieve di Soligo lavoravano solo quelli Le di Pieve persone del posto, di certo. Soligo. Ecco, quindi questa logica di cross-cultural management, diciamo così, o comunque di attenzione alle diverse culture, vale a questo punto in entrambi i versi, cioè sia noi quando andiamo in paesi diversi, perché andiamo a vendere, a produrre, ad acquistare, ma anche noi in Italia quando dobbiamo gestire un'organizzazione che ha al suo interno forza lavoro di nazionalità diverse. Quindi poi ci possono essere temi più clamorosi come la pausa per la preghiera piuttosto che il Ramadan, ma anche in cose molto più banali come la lingua. Anche in realtà piccole come appunto questa azienda, bisogna maturare la capacità di dialogo, no? Perché poi comunque i modelli organizzativi sono sempre meno orientati alla gerarchia, quindi al comando, sempre di più orientati al coinvolgimento. E quindi se uno deve pensare come coinvolgere un cinese o un albanese o un ghanese su un progetto di miglioramento, è ovvio che deve essere in grado anche di trasmettere a queste persone
le motivazioni, no, corrette, usando e capendo quali sono le priorità, no? Se a volte è più una priorità rispetto al guadagno economico, piuttosto che alla soddisfazione di tipo morale, piuttosto che a lavorare in team magari con le donne, no? In contesti magari culturali dove questo qua nel paese di origine non era così Sì, certo, diffuso, no? saper gestire anche questi aspetti sicuramente permette anche una migliore organizzazione del lavoro. C'è poi Assolutamente. anche il tema della responsabilità sociale Sì. d'impresa. Beh, Ecco, come si esplica questo invece? la riflessione su questo di fondo che secondo noi va fatta è su due fronti, sia dal lato dell'imprenditore, cioè l'imprenditore ovviamente sempre di più opera in un contesto connesso, no? Con tante altre realtà, altri fornitori, clienti, sistemi dell'amministrazione pubblica, la società e così via. E quindi c'è un'attenzione che in realtà poi si esplica per esempio nell'attenzione all'ambiente, appunto nell'attenzione a non discriminare tra culture diverse e così via. Ma l'approccio secondo me, diciamo così, della responsabilità sociale, se, perlomeno, anzi, specialmente in questo momento, secondo me, va visto anche nell'altro senso, cioè nel fatto che l'impresa dovrebbe essere riconosciuta ancora di più come elemento unico, di fatto, che genera ricchezza in un sistema economico, no? Questo aiuterebbe anche, secondo me, a ragionare poi su tematiche più ampie. Per esempio, adesso si parla molto, adesso da almeno 10 anni, da quando è iniziata la crisi, di lavoro, no? Allora, quello che secondo me va capito, e questa è l'ottica poi anche della responsabilità sociale, in cui l'impresa ancora di più deve rafforzare questa immagine, è che se si vuole creare lavoro, l'unico modo è far sì che le imprese possano crescere, no? Cioè il lavoro non esiste da solo, no? Non esiste un lavoro che viene garantito da qualcuno, no? Lo Stato non è in grado di, sappiamo bene i problemi che ha a livello economico, non è in grado di garantire il lavoro. L'unico ente che può garantire il lavoro in un sistema economico, perlomeno capitalista, è l'impresa. Quindi nell'ottica della responsabilità sociale, secondo me, si esplica proprio i due sensi dell'agire dell'impresa. L'imprenditore che deve essere conscio di questo ruolo, quindi non deve essere un atteggiamento speculativo, ma di lungo periodo, di crescita della ricchezza propria, ma anche della ricchezza del territorio. Dall'altro lato, l'istituzione dovrebbe rendersi conto che l'impresa è qualcosa che deve essere lasciata libera il più possibile di svilupparsi e non zavorrata come di fatto è in questo momento di balzelli che di fatto poi la zavorrano verso il fondo. Certo, per concludere, un ultimo consiglio ai piccoli imprenditori che vogliono crescere. Come devono muoversi? Quali i primi passi da fare? Ma guardi, intanto bisogna avere un po' di fantasia e anche un po' di spregiudicatezza. A questo punto parlo un po' di noi, che così può essere un esempio, perché alla fine noi siamo un'impresa a tutti gli effetti. Magari non abbiamo un prodotto fisico, abbiamo un servizio, ma adesso a metà ottobre Alberto Canepari, che è il socio con cui abbiamo fondato la società, è in India per fondare la nostra consociata. Quindi nascerà la GCMP India con sede a Bombay. Ecco, non per dire che noi siamo particolarmente bravi, anzi, però semplicemente dire che l'unico modo per poter avere prospettive di crescita è quello di pensare in modo originale e pensare anche che sia possibile fare cose che magari 5 anni fa sembravano impossibili. Quindi alzare di molto la testa, questa è la cosa più difficile in questo momento dove magari l'imprenditore è assediato dalle banche, dai fornitori e così via, però l'unica strada è prendersi un attimo di riflessione, ripensare il modello e soprattutto avere appunto una prospettiva ampia, una prospettiva globale che faccia capire veramente quali sono i prodotti e i mercati giusti su cui Benissimo, puntare. noi ringraziamo il dottor Nicola Giannisin che è stato con noi in questa puntata, ringraziamo voi per averci seguito e vi diamo appuntamento ai nostri prossimi speciali. Arrivederci.